disastroso pareggio dell'Inter contro la Fiorentina, priva di 4 titolari, che ha finito la partita in 9 per 2 espulsioni, ma Reggini è il primo portiere a essere impegnato. In attesa del pallone d'oro, Matteo si inventa calcio, poco seguito dai compagni. La Fiorentina passa in vantaggio alla mezz'ora con una punizione battuta da Fuser. Zenga si allunga, ma non arriva a deviare il pallone. 1-0. L'Inter appare un po' sorpresa e perde sicurezza in difesa. La Fiorentina sfiora il raddoppio con Dell'Olio. Nel finale del tempo, Klinsmann alza di poco una punizione di Matteus. Il gol del pareggio arriverà subito all'inizio della ripresa. Alla prima mischia, Orlando commette fallo su Bianchi appena entrati in area, un intervento precipitoso seguito da proteste che costringono Trentalange ad ammonire il giocatore per la seconda volta. La Fiorentina rimane in 10. Matteus non cerca sottigliezze, scaraventa in porta, un pallone imprendibile, 1-1. Il campione tedesco dimostra di attraversare un grande periodo di forma, eccellente spunto di classe e tiro appena alato. Da un lancio di Dell'Olio, un'ottima occasione per Nappi. Zenga in uscita riesce a deviare oltre il fondo. Nel finale si gioca solo nella metà campo fiorentina. Dunga salva in acrobazia un colpo di testa di Serena. In una mischia successiva e dopo il fischio arbitrale, Pin va a colpire Serena. Dopo aver consultato il suo collaboratore, Trentalange manda Pin negli spogliatoi, Fiorentina in 9. L'ultimo tentativo è di Bianchi, che al volo cerca l'angolo basso. Siamo in fase di recupero e gli orologi non vanno d'accordo. È giusto solo quello dell'arbitro, espulsione anche per Lazzaroni. Infine Matteus al microfono di Marco Civoli.